0-2 Forza Napoli, sempre e per sempre. Ancora casato del 5-1, 5-1, 5-3 del Napoli contro il Toro. E a proposito di Napoli contro il Toro, visto che io, ecco, vedete, quando uno sbaglia deve pure assumersi le proprie responsabilità e chiedere scusa. Questa è la differenza tra me e un Rubendini Sicchieruto. Proprio fa capire. E voglio chiedere scusa ufficialmente a tutti, a YouTube, Facebook, tutti quelli che mi seguono, e voglio chiedere ufficialmente scusa al nostro mister Maurizio Sarri. Sì. Sia santificato il suo nome, venga il suo regno, sia fatta la sua volontà come in cielo e così in terra. Daggi oggi il nostro pallone quotidiano. Forza Napoli, sempre sia santificato Sarri. Sapete perché sia santificato Sarri? Abbassa un po'. Sia santificato Sarri perché ieri l'ho criticato che ho detto che all'uscita di Insigne, quella merda, l'aveva consolato. Invece no, c'è una conferenza stampa, andatela a guardare, c'è una conferenza stampa, proprio l'ho sentito io con le mie orecchie, pure che sono poco sordo, ma l'ho sentita io, grazie a una mia amica fan Caterina, che saluto, mi ha mandato il video e mia. E ho sentito che Sarri in conferenza stampa gli hanno fatto la domanda: che cosa gli ha detto Ainsin? Testuali parole di Sarri: che non deve rompere il cazzo e si deve stare muto e sedere sulla panchina. Sia santificato Sarri, io ti devo pagare una cifra. Io ti amo di bene, sì, ti amo di bene perché mi ha fatto arrecriare. Gli hai detto questo? Ah, finalmente! Kiss sono gli uomini con le palle. Così, così, così impara, perché effettivamente stava accigliato. Io l'ho detto col muso a buco, o col muso accigliato, così, perché non voleva uscire. E Sarri gli ha detto, quando si è abbassato così, c'è la conferenza sua stampa. Sarri gli ha detto che non deve rompere il cazzo, sedersi sulla panchina e stare muto. Queste sono le parole. Grande Sarri, beatifichiamo Sarri subito, subito. Mo scrivo subito al grande Papa Francesco. Caro Papa Francesco, beatifichiamo subito Maurizio Sarri perché Aritta non deve rompere il cazzo che la merda che schifo alla lettera. Sì, la schifo alla lettera perché è un presuntuoso, è un buffone. È un egoista, perché lui è un egoista. Questo è. Io l'ho sempre detto e vi dico un'altra cosa, come ve lo ripeto sempre. Quello là, se era più quotato e c'aveva più mercato, cosa che il mercato non ne ha proprio mercato. Quello si aveva più mercato. Questo messaggio qua va per chi lo porta in zinco. Se aveva più mercato, quello là ve l'avrebbe già messo nel culo. Scusate del termine, avrebbe girato le spalle peggio di Gualota e se ne sarebbe andato da Napoli. Quello che bacia la maglia. A base di sta Waller, dai, a base di sta Waller, sì, sta Waller, questo ti devi baciare, sta Waller. Uno che ama la maglia, io lo dico altre 100 volte perché. Ecco, cavolo, fa capire io quando ci tengo. Uno che ama la maglia, che è tifoso del Napoli, che la ama immensamente, quella maglia là non la sfiora nemmeno lontanamente. L'accarezza quella maglia. Non la scaraventa a terra. È inutile che mi dici di incesto, di stizza, perché io vi dico di stizza sono passati tanti giocatori e non ci sono mai nella storia del calcio Napoli e non ci sono mai permessi di buttare quella maglia a terra. Che a me da quel giorno che ha buttato la maglia a terra io l'ho schifato come persona. Io l'ho schifato come persona. Ma volete nada? Ne volete sapere un'altra? Ne volete sapere?
Ulim confronta l'homme insigne l'homme Mertens. Mertens va negli ospedali, alle persone malate, di malattie, va, ci sono pure foto, va alle persone malate di malattia. Addirittura fece un matrimonio finto con la musichetta Mertens con una ragazza che stava col cappellino in testa, era malata, e spero che Dio l'aiuti a quella. Mertens andò nella clinica. Avete mai visto Insigne in una clinica di malati? Ma quella clinica di malati? Avete mai visto che chi le fa una buona azione qui? Ma quale buona azione? Quello pure con i tifosi è pezzo di merda, sì, perché pure a Di Mare si vede, pure a Di Mare le testimonianze dei tifosi che a me mi seguono, pure a Di Mare hanno detto che lui per i tifosi non ha rispetto. Non ha capito che a chi le grazie ai tifosi danno pochi nomi, se no non cagava nessuno a chi. Forse non ha capito, ve l'ho detto, è un bel giocatore, ma non è un grande giocatore. Mertens tutta la vita. Insigne non è nemmeno o pilera a palla di Mertens. Il quarto gol è un gol da cineteca. Chi le rimane nella storia? Un gol da cineteca. Pure a Striscia la Notizia l'ha fatto vedere. Un gol da cineteca. Grande, nato applauso a Mertens. Applauso a Mertens. E parnacciuno Ruiz è che la merda Insigne. E sia santi beatificato il nostro grande mister Sarri, che finalmente ci ha detto: non rompere cazzo, mettete in coppa la panchina e state muti. Ah, questo è. Ma io vi saluto in un bacione, è sempre Forza Napoli, perché tutto resta è sempre munnezza e sicchiolo. Ciao, voglio un bacione e Forza Napoli.